Buongiorno a tutti, desidero oggi illustrarvi alcune caratteristiche del nuovo coltello ST Blade della Sabimar. Prima di tutto indossiamo dei guanti di sicurezza. Quando si maneggiano le lame è sempre opportuno proteggere le mani da possibili incidenti. Il coltello è un coltello esplicitamente progettato per la pesca subacquea e ha tutta una serie di accorgimenti utili al pescatore subacqueo. A partire da un fodero molto piccolo e compatto che non consente al coltello di muoversi e pertanto non produce rumore. Un'altra particolarità che salta subito all'occhio è la presenza della dragona, questo laccio in gomma che ha diverse funzioni. La cosa comoda è che consente di fissare, di mantenere il coltello stabile sulla mano pur avendo la possibilità di utilizzare le mani senza perdere il coltello. È sufficiente infilare due dita all'interno e il coltello resta fisso a nostra mano mentre noi possiamo procedere per esempio al recupero difficile di un pesce intanato. La sicura è composta da una semplice linguetta in materiale plastico, quindi nessun meccanismo, nessuna manutenzione necessaria, che va abbattuta su questa tacca nell'impugnatura. Quindi è sufficiente infilare il coltello nella sua sede e spingerlo in fondo e perché la sicura si attivi. E per estrarlo è sufficiente tirare. Comodo è appoggiarsi con il pollice in questa posizione e poterlo sfilare più agevolmente. L'acciaio scelto è un compromesso ideale, un ISI 420, tra la possibilità di affilarlo e quindi mantenere il filo e inossidabilità. Come vedete le piccole tracce di ossido che sono inevitabili sono molto superficiali e comunque sia sono venute fuori dopo circa 6 mesi di utilizzo. E il filo presenta un filo liscio da una parte e filo seghettato dall'altra. Il posizionamento di questo coltello è stato studiato per il suo posizionamento in cintura, che è sicuramente la posizione migliore per questo tipo di coltello. È sufficiente quindi infilare la cintura all'interno delle apposite asole e affiancarlo ai piombi. In questo modo il coltello ha un profilo molto ribassato e risulta in linea con la silhouette del pescatore. Veniamo adesso ad alcuni aspetti progettuali peculiari che rendono questo coltello particolarmente utile e gradito ai pescatori subacquei. Parlando giusto del posizionamento, non si può non notare questa particolare forma del fodero che aiuta l'inserimento della lama anche alla cieca. Non è necessario quindi centrare una sottile fessura, ma questa grande V aiuta l'inserimento del coltello. Sulla lama notiamo subito un foro utile per addrizzamento di aste eventualmente storte, per esempio lungo il codolo, può cadere lungo la punta, sufficiente inserire qui, e si può esercitare una forte leva. L'altro aspetto particolare, molto utile ai pescatori, e lo scotch aste, questa tacca posteriore, in caso in cui si dovesse incastrare l'asta in una roccia o per lavorare un pesce arroccato, noi disponiamo di questo valido aggancio col quale possiamo impugnare con forza l'asta e fare tutta la forza che desideriamo, di trazione o di rotazione. Il coltello viene fornito di serie con un'affilatura molto curata, eseguita a mano, e si raccomanda di prestare molta attenzione alla punta poiché ha un potere di penetrazione particolarmente elevato, ragion per cui attenzione nell'utilizzo. Infine il manico può essere facilmente rimosso con delle chiavi a brugola per motivi di pulizia o per sostituire o rimuovere, nel caso in cui non fosse gradita, la dragona in gomma. Tutto, grazie, ciao.